La mission di pensare oltre è informare, dissipare la moda dei disturbi e riaffermare nella scuola e nella famiglia i valori educativi. Nel metodo alfabetico fonetico, l'insegnamento dell'alfabeto avviene nel modo seguente. Viene insegnato solo l'alfabeto e nessun altro metodo di riconoscimento delle parole. La distinzione chiara tra le lettere che i bambini ottengono scrivendole in corsivo migliora di molto il processo di lettura. Somigliano molto, ma basta una lettera per cambiare completamente il significato di una parola. È per quello che è importante imparare i nomi delle lettere e come si disegnano e come si scrivono a una. Teatro e l'arte, al di là che poi uno lo faccia come proprio lavoro, diventi la propria professione, ha una grande importanza proprio per valorizzare la diversità, la creatività e di conseguenza l'unicità di ogni bambino, perché come dice Pensare Oltre, i bambini di oggi sono gli uomini di domani. Problemi o difficoltà da superare non sono malattie e non prevedono diagnosi e terapie. Dunque, un disturbo non è una malattia.